per ricevere il perdono attraverso il sacramento della riconciliazione è necessario confessare, da ciò il termine confessione, confessare i propri peccati a un sacerdote con un profondo pentimento e il deciso proposito di non peccare più per il futuro. La parola confessare significa dire con piena convinzione. Nel sacramento della riconciliazione il fedele deve confessare due cose. Prima di tutto il proprio peccato. Cioè deve dire con piena convinzione che ha peccato, che il peccato lo ha vinto e allontanato da Dio e che lui si è liberamente lasciato allontanare. Per mostrare la sua piena convinzione di ciò che dice, anche quando e come si è lasciato vincere dal peccato, confessa quando ha peccato e come ha peccato. Ma è anche importante che il fedele confessi, cioè dica con piena convinzione che crede nel perdono di Dio e nella forza della grazia di Dio che cambia e risana i cuori. Per questo chiede umilmente al sacerdote il dono del perdono e della pace del cuore, ed in forza di ciò promette di non cadere più nel peccato. La promessa di non commettere più peccato non si fonda sulla convinzione di farcela da soli. Sarebbe un peccato di superbia pensare questo. Il fedele può promettere di non commettere più peccati perché confessa la sua fede nella potenza della grazia di Dio ricevuta nel sacramento, che guarirà il suo cuore dall'attaccamento al male e lo renderà sempre più unito a Dio. Il sacerdote perdona allora in nome di Cristo e propone alcune opere di riparazione, la penitenza. Si tratta di una serie di atti buoni, come la recita di alcune preghiere o fare delle opere di carità, che servono a consolidare in noi l'azione sanante della grazia del sacramento, per unirci sempre più strettamente a Dio ed ai fratelli. Questa è la confessione.